Buongiorno a tutti, sono Marco Bartoli della cooperativa sociale Articolo 32 Onlus e ringrazio Montefeltro TV per la possibilità che ci dà per poter spiegare quali sono le picche del servizio sanitario regionale e una possibile soluzione al degrado che c'è attualmente nel servizio sanitario regionale, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e gli ospedali piccoli che ci sono principalmente a Fossombrone, Cagli e a Sasso Corvaro. Noi oggi purtroppo viviamo una situazione in cui a livello locale è stato tolto completamente il controllo di tutto ciò che è una questione di risorsa economica dal punto di vista sanitario. Abbiamo un'amministrazione unica regionale, l'ASUR, attraverso la quale viene gestito completamente tutto il discorso del sistema delle risorse economiche che vengono destinate ai piccoli ospedali e alle varie province che sono divise, poi corrispondono alle aree vaste. All'interno di queste aree vaste vige la legge del budget, ovvero il budget è quello che ho, se io non mi basta per erogare i servizi non vado a razionalizzare o a diventare più efficiente come struttura pubblica, ma salvo i privilegi dei dirigenti e acquisiti da tempo, vado a tagliare di continuo sempre di più i servizi sanitari e sociosanitari che vengono erogati. Questo ovviamente è un vulnus che abbiamo qui nelle Marche, ma è un discorso che ormai avviene a livello di sanità pubblica nazionale, dove è chiaro che togliendo il controllo dei soldi dai territori si toglie il controllo del servizio. Se i cittadini e gli enti locali non possono avere il controllo dei soldi che girano attorno a un servizio, non c'è controllo del servizio ed è chiaro che chi è lontano da qua non è che risponde ai bisogni del territorio, ai beni, quindi, o alle sue esigenze. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte a una gestione della sanità pubblica a livello marchigiano, ma il discorso varrebbe per tutte le altre regioni, nelle quali si ha una centralizzazione, come dicevamo, delle risorse economiche, della gestione economica dei soldi, gli enti locali non vengono minimamente considerati, i cittadini ancora di meno, e tutto questo porta a far sì che alla lunga, tra un taglio che c'è a livello centrale, tra un reparto gestito in maniera inefficiente, tra tutti i casi di corruzione o malasanità che ci sono, arriviamo ad avere che il servizio sanitario viene sempre più tagliato e al quale poi non viene più riprestato. Noi a Via Fossombrone abbiamo costituito una ONLUS, appunto, l'articolo 32 ONLUS, che come forma giuridica è una cooperativa e ci dà la possibilità sia di poterci muovere come impresa per creare servizi, che come ONLUS gli amministratori non percepiscono un euro, di cui io sono un'ditta di quelli, e tutti gli utili vengono reinvestiti in servizi e in strutture. Attraverso la nostra ONLUS e la sinergia con altri enti locali, collaboriamo già con diversi comuni nell'Unione Roveresca, ovvero quella formata dal comune di San Giorgio di Pesaro, Piaggio, Barchi e Orciano. Abbiamo già dei servizi sociosanitari in funzione e auspichiamo un giorno di poter tornare ad avere in gestione parte delle strutture, dei macchinari all'interno dell'ospedale di Fossombrone, poiché attualmente sono lì e sono inutilizzati. La nascita delle ONLUS locali con le quali i cittadini, sotto forma di un reato popolare diffuso, riprendono in mano il servizio gestendolo, è secondo noi l'unico modo per tentare di riottenere qualche cosa dal punto di vista del servizio. Se noi ci limitiamo soltanto a protestare e a chiedere all'amministrazione regionale o all'ASUR quello che ci serve, nessuno ci risponderà mai, poiché ormai la politica della centralizzazione dell'ASUR è completamente fallita e di conseguenza anche la sua gestione della sanità a livello dell'entroterra locale. In futuro spero che avremo la possibilità, sempre attraverso questo canale, di spiegare meglio, approfondire il discorso della nostra cooperativa e tutto il concetto che c'è dietro, sulla quale noi pensiamo che i territori locali, che sono i proprietari delle strutture, spesso e volentieri anche dei macchinari all'interno, debbano tornare ad essere parte in causa e partecipi del destino degli ospedali piccoli di polo e non solo, anche dei servizi che sono associati ad essi e all'interno di essi. Grazie per l'attenzione a tutti.